Foraci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi prima che sia troppo tardi. Oggi torniamo ad affrontare la chiusura degli eShop da parte di Nintendo, ma mentre la settimana scorsa ci siamo concentrati su tutti i giochi che perderemo una volta che sarà chiuso l'eShop del Wii U, oggi vi propongo una cosa leggermente diversa. Vi voglio introdurre a uno dei più bei platform in 2D di Super Mario, un gioco che oggi viene ricordato stranamente poco e che dopo la chiusura della Virtual Console su 3DS verrà perso per sempre, almeno legalmente. E l'unico modo per recuperarlo sarà quello di rivolgersi al mercato del retro gaming, ma è una cosa che, visti i prezzi, non vi consiglio di fare. Quindi questo video è dedicato a Super Mario Land 2 6 Golden Coins e il motivo per cui, secondo me, non dovreste lasciarvelo assolutamente sfuggire su 3DS, almeno finché sarà disponibile. E poi dai, costa meno di 4 euro. Va bene essere poracci, ma fino a un certo punto. Prima di iniziare però, imbracciate la vostra Wii Zapper e partiamo tutti quanti insieme verso la conquista non violenta di internet.com in vista della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sul sito Viola, dove per esempio domani alle 21:30 ci sarà una live dedicata ai platform anni 90. Imperdibile! Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Non sto esagerando quando dico che probabilmente Super Mario Land 2 6 Golden Coins è il mio platform preferito in assoluto dell'idraulico italiano. Per capire però l'importanza di questo titolo bisogna innanzitutto ripercorrere la storia della sua creazione e anche di quello che è avvenuto prima. Eh sì, perché come avrete intuito dal titolo, 6 Golden Coins è il secondo episodio della serie Land, una sottosaga nata e cresciuta sul Game Boy. Il primo capitolo nacque proprio con l'intenzione di produrre un gioco in grado di trainare le vendite della seconda console portatile di Nintendo, se teniamo da conto anche Game Watch, e per l'allora presidente Hiroshi Yamauchi non poteva che spettare a Mario l'arduo compito di traghettare il pubblico del NES su Game Boy. Lo sviluppo fu affidato a Gunpei Yokoi, a guida del team R&D1, squadra che si era occupata personalmente di progettare il Game Boy e il suo hardware. Il primo Super Mario Land fu cucito su misura sulle potenzialità della console portatile, sebbene l'obiettivo fosse quello di ricreare il gameplay che aveva reso celebre Mario su NES, è chiaro che il risultato finale si allontanava molto dagli episodi che lo avevano preceduto. C'è da dire inoltre che si trattava del primo Super Mario in cui Miyamoto non fu coinvolto direttamente, e quindi molte delle scelte stilistiche adottate si allontanavano volontariamente dai canoni tipici della serie e non si trattava solo di limitazioni tecniche. Se rivisto con gli occhi di oggi, il risultato ottenuto con Super Mario Land non fa certo un grande effetto, e se non fosse per il titolo si faticherebbe a riconoscere i tratti distintivi del platform di Mario, eppure per l'epoca si trattava di un traguardo impressionante e la possibilità di poter giocare a un Super Mario in portabilità fu una delle carte vincenti del debutto del Game Boy su scala globale. Con oltre 18 milioni di copie vendute, il successo di Super Mario Land andò oltre ogni più rosea aspettativa ed era solo questione di tempo prima che Nintendo iniziasse a lavorare a un seguito. Anche questa volta però Miyamoto non era disponibile, visto che era impegnato a produrre Super Mario World. Quindi Yamauchi affidò nuovamente la lavorazione a Gunpei Yokoi e la sua squadra. Yokoi mantenne le redini del producer, ma questa volta la regia fu affidata a Hiroshi Kiyotake e Takehiko Hosokawa, che per la prima volta si ritrovavano a ricoprire un ruolo così importante all'interno di una produzione Nintendo. La filosofia che guidò Kiyotake e il suo team fu quella di creare un capitolo libero dalle convenzioni acquisite dai precedenti giochi, e l'idea era quella di confezionare un gioco unico in tutto e per tutto. Lo sviluppo partì a novembre 1991 e terminò a settembre dell'anno successivo, ma la prima bozza del gioco fu rifiutata dai piani alti perché il progetto era così particolare da non sembrare affatto un gioco di Super Mario. Nel frattempo però Super Mario World era uscito e il gioco ebbe un impatto devastante, tanto da diventare un punto di riferimento anche durante la lavorazione di Super Mario Land 2. Ecco, questa è forse la cosa più interessante dell'intera operazione. Super Mario Land 2 è un titolo fortemente innovativo, ma che, a differenza del suo predecessore, riesce a mettersi in netta continuità con gli altri esponenti della serie e in particolare World. Questo lo rende un esperimento unico, familiare, ma allo stesso tempo fresco e innovativo.
Partiamo ad esempio dalla storia. Per la prima volta Mario non è in missione per salvare qualcuno dalle grinfie di Bowser, ma l'obiettivo è quello di riguadagnare l'accesso al suo castello, che è stato occupato forzatamente durante il suo viaggio a Sarasaland, cioè durante gli avvenimenti del primo land. Il castello è stato occupato dal temibile Wario, un antagonista creato appositamente per l'occasione. Il nome dell'antagonista è un geniale gioco di parole che unisce il termine giapponese Warui, cattivo, malvagio, con il nome Mario. Capovolgendo infatti l'iniziale del nome dell'eroe, si ottiene così l'appellativo perfetto per la nemesi dell'avventura. Insomma, non so se ve ne rendete conto. Qui nasce Wario, una roba non da poco. Per guadagnare l'accesso al castello, Mario dovrà raccogliere i 6 gettoni dorati del titolo, ognuno dei quali sarà posto alla fine di uno dei 6 livelli principali dell'avventura. Ed è qui che iniziamo a renderci conto quanto Super Mario Land 2 fosse un titolo estremamente avanzato per la sua epoca, soprattutto se prendiamo in considerazione la hardware su cui girava. In modo simile a quanto accade in Super Mario World, anche in Six Golden Coins il giocatore può muoversi liberamente lungo la mappa di gioco, che questa volta però non sarà una reinterpretazione del Regno dei Funghi, ma piuttosto una terra completamente nuova, Mario Land. Viva l'originalità! In un certo senso possiamo parlare di un open world a progressione non lineare. Così, giusto per essere moderni. Visto che il giocatore potrà scorazzare liberamente lungo Mario Land e decidere l'ordine in cui affrontare i vari stage. Non c'è infatti un percorso prestabilito da seguire, ma gli sviluppatori concepirono la difficoltà di gioco in modo particolare. A differenza degli episodi classici della serie, il giocatore non viene posto di fronte a una difficoltà crescente degli stage, ma piuttosto i primi livelli di ogni singola zona sono stati pensati come punti d'inizio dell'avventura. Ogni ambientazione, composta da più livelli, avrà una difficoltà crescente al suo interno, fino a culminare con lo stage finale, dove Mario si troverà ad affrontare uno dei 6 boss di gioco, che una volta sconfitto gli darà il suo gettone dorato. In conclusione andrà affrontato il castello, il livello finale, che a differenza delle precedenti zone consisterà in una sfida ben più articolata, che culminerà ovviamente con un muso a muso contro Wario. Prima di parlare dei livelli, bisogna soffermarsi assolutamente sul world design, che grazie a un approccio geniale regala delle ambientazioni uniche e indimenticabili. Lo abbiamo detto, Mario Land non è certo il Regno dei Funghi, ma qui i designer si sono veramente sbizzarriti. Pensate che una zona è ambientata interamente in una sorta di gigantesco Mario meccanico, alla faccia dell'autoreferenzialità. L'immancabile livello acquatico prenderà il via dopo essere stati ingoiati da una tartaruga gigante, e con un po' di fatica si arriverà persino nello spazio, dove dopo una serie di stage a gravità ridotta, ad aspettare Mario ci sarà come boss finale Tatanka, l'antagonista del primo Super Mario Land. I tocchi di classe non finiscono certo qui. Tra omaggi alla storia di Nintendo e alla serie di Super Mario sono infiniti rimandi per nostalgici, ma non si ha mai la sensazione di giocare a qualcosa di già visto o di trovarsi di fronte a delle scelte di design poco ispirate. Per me, già solo girare nella world map ha un fascino incredibile. Il lavoro di Takehiko Hosokawa è a dir poco magistrale e tutti gli elementi grafici del gioco sprizzano carisma da ogni pixel. Il team aveva sicuramente una conoscenza più approfondita dell'hardware Game Boy e riuscì così a creare sprite e animazioni fantastiche. È assurdo pensare che Super Mario Land e il suo seguito sono usciti sulla stessa console. Graficamente è come passare dal giorno alla notte. Ora gli sprite sono più grandi e chiari, Mario sembra Mario e oltre ai classici nemici della tradizione come Goomba e Koopa ci sono tantissimi volti nuovi dal fascino impareggiabile. Forse gli squali con i guantoni da box vincono il premio di miglior design in assoluto. Tra l'altro, proprio come nel primo capitolo, la consapevolezza dei limiti di hardware portò a delle scelte di design molto intelligenti, ma che questa volta non compromettevano l'estetica generale del titolo. I pochi colori disponibili, ad esempio, non consentivano di distinguere tra i funghi rossi e quelli verdi, così il bonus 1-up fu affidato ai cuori e il power-up del fiore di fuoco veniva indicato facendo indossare a Mario una piuma in testa. Insomma, si trattava di tutte modifiche di design funzionali al gameplay, che non sembrava in nessun modo una versione castrata degli episodi per console fissa. Il feeling di controllo è proprio quello che ci si aspetta da un platform di Mario e ci sono anche importanti novità riguardanti il moveset.
Ora Mario può effettuare una sorta di spin che gli consente di rompere i blocchi sottostanti, e ai tre power-up ricorrenti ne fu aggiunto uno inedito, quello della carota, che trasforma Mario in Bunny Mario e gli consente di volare, capacità che forse rendeva eccessivamente facile il completamento dei livelli. E a proposito di livelli, va citato assolutamente il level design del titolo. Anche qui furono fatti passi in avanti da gigante rispetto a Super Mario Land 1. Ora era possibile tornare anche indietro e lo scrolling non era più obbligato verso destra. Gli stage presentano tanti segreti, strade alternative e una progressione che incorpora strutture che si sviluppano anche in verticale e non solo in orizzontale. Ci sono addirittura dei passaggi segreti che consentono di accedere a dei livelli bonus che, se completati, permettono di arrivare con più rapidità allo scontro con il boss di fine mondo. Inoltre, e questa è una feature ripresa dal primo Mario Land, c'è sempre una seconda uscita di fine livello posta sopra quella più facile da raggiungere. Questa permette di partecipare a dei minigiochi per ottenere power-up gratuiti e vite extra. E visto che si parlava di scardinare le convenzioni dei giochi passati, in Six Golden Coins le monete assumono un ruolo diverso rispetto al passato. Se ne possono raccogliere fino a 999 contemporaneamente e poi possono essere spese in dei minigiochi per ottenere vari tipi di ricompense, mentre uccidendo 100 nemici si ottiene la classica vita extra. Non esiste veramente un aspetto meno riuscito degli altri e io ancora oggi fatico a credere che questo piccolo capolavoro giri sul primo Game Boy. Vogliamo parlare della colonna sonora? Un sound design completamente scritto da zero per evitare confronti diretti con i giochi della serie principale fu una delle opere più importanti dell'allora giovanissimo Kazumi Totaka, che non perse occasione di inserire come easter egg la sua firma, la Totaka's Song. Insomma, lo avete capito, adoro questo gioco anche se ovviamente non è esente da difetti. Il problema principale risiede nella difficoltà complessiva tarata veramente verso il basso, un problema derivato dalla struttura non lineare dell'avventura. Super Mario Land 2 offre comunque una buona rigiocabilità a fronte di un titolo che complessivamente non richiede più di 3-4 ore per arrivare allo scontro con Wario. E poi un vero peccato è che il gioco sia pieno di rallentamenti. Si vede che l'hardware del Game Boy era veramente spinto al limite. Tolti questi difetti, Super Mario Land 2 rimane uno dei miei platform preferiti in assoluto di Super Mario, un gioco che va riscoperto assolutamente ed è molto strano che al giorno d'oggi se ne parli così poco. Si tratta comunque del sesto gioco più venduto in assoluto per Game Boy, il titolo che ha visto la nascita di Wario, dando poi così il là a quello che sarebbe diventato con l'episodio successivo Wario Land, un'altra serie storica. È un vero peccato che se ne perdano le tracce con la chiusura dell'eShop 3DS. Magari un giorno sì, Nintendo deciderà di portare la libreria Game Boy su NSO e su Switch, ma fino ad allora sarà impossibile recuperare legalmente questo capolavoro. Ma vi pare normale? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Super Mario Land 2 e magari se lo recupererete su Virtual Console 3DS. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video e una nuova live. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il Poro Mario, Michele Land, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico...